buongiorno a tutti. Iniziamo subito con due stelle per il signor dell'acquario. Visto che sono acquario. Allora, carissimi acquarelli, periodo particolare, devo dire. Voi sapete che c'è un leitmotiv, cioè un tema dominante dell'oroscopo dell'anno su cui si torna. Ci sono dei momenti in cui tutto sembra molto chiaro, altri un po' meno, giornate un po' pesanti. Oggi abbiamo questa luna, questo sole un po' particolari. Allora, il concetto di base è che l'acquario è pronto a fare un grande salto, ma proprio perché questo salto è grande e proprio perché bisogna forse saltare anche alcune tensioni, alcuni ostacoli, alcuni pregiudizi, dipende dalle situazioni, tutto sembra facile un giorno e più complesso il giorno dopo. Quindi io non credo di sbagliare se dico che l'acquario, pur avendo dentro di sé una grande voglia di rinnovamento, in certi giorni si sente al massimo e in altri no. E questo varia a seconda anche delle persone che stanno attorno. Per esempio, queste sono delle giornate, un po' anche ieri sera, in cui mancano delle motivazioni, oppure sembra tutto un po' più complicato da gestire. Come si esprime tutto questo? Con una noia che potrebbe essere, diciamo, evitata da alcuni facendo tante cose contemporaneamente, da altri, che magari non possono agire così frettolosamente, con una sorta di piccola ansia interiore che bisogna cercare di superare. In amore c'è una Venere importante e io spero che veramente le relazioni possano portare l'acquario a fare quelle scelte che ha in mente da tempo e che nella maggioranza dei casi saranno completate entro l'estate. Il segno del leone. Oggi anche il leone due stelle perché sole e luna sono dissonanti. Poi vi ricordo sempre di non credere e di verificare. Un po' come l'acquario, anche voi da qualche tempo state cercando di fare delle cose in più. In realtà il vero problema del leone è la mancanza di una certa gratifica che può esserci nel lavoro. Oppure se avete fatto una grande conquista, cioè se avete da poco vinto una sfida, adesso dovete ripartire da zero, perché sapete come siete fatti, no? Dopo che avete completato un progetto, non vi accontentate di sedervi sugli allori, ma volete ripartire immediatamente, ricominciare da capo. E allora, nel primo caso c'è un po' di sconfitta interiore, nel secondo tanta agitazione. Non fate pagare al partner le vostre pene, perché in questi giorni siete un po' sotto pressione. Il segno dell'Ariete, due stelle. Vi ho detto che il recupero è dietro l'angolo e molti di voi sono già pronti a fare delle grandi cose. Ma c'è un ambiente che non è proprio quello giusto. E poi quel Marte un po' strano che parla di problemi accumulati, forse anche di questioni di carattere fisico. È possibile che da gennaio stiate lottando per stare un pochino meglio? Allora, in certi giorni vi siete anche stancati di dover lottare troppo e state cercando di risolvere qualche problema. Una giornata con qualche piccolo intralcio. Tre stelle per il segno del Sagittario. Sagittarielli miei, io vedo il vostro cielo, voi siete forti. Io vi ho sempre detto che avere un Sagittario al proprio fianco è come guadagnarsi un pizzico di fortuna. Perché nella vita, sì, siete anche un pochino a volte fortunati, ma in realtà le provate tutte, quindi quando uno ha tanta voglia di fare, tanta voglia di mettersi in gioco, prima o poi uno la becca, insomma, di situazione buona. Tuttavia adesso siete molto in contrasto con l'ambiente e forse anche in amore ci sono delle indecisioni. Se siete tra quei Sagittario che hanno rimesso in discussione un sentimento, magari avete 20-30 anni, siete un po' incerti a livello di relazioni, calma e sangue freddo, perché maggio è un mese che può rimettere in discussione tutto. Se avete qualche anno in più, forse siete preoccupati per qualcuno che non sta bene o magari per una persona che inutilmente, così in qualche modo, spingete a riposare, mentre invece in qualche misura vi crea delle problematiche proprio perché non vi dà retta. Sempre tre stelle per il segno dello Scorpione. Un cielo particolare perché ci sono delle opposizioni. In questi giorni voi vorreste buttare giù tutto, buttare giù anche dalla torre quelle persone che vi hanno rotto le scatole negli ultimi mesi. Proprio voi che in qualche modo cercate di organizzare anche la vita degli altri, di fare tutto per gli altri e vi concedete tantissimo. Lo Scorpione, perché a volte si dice che sia un po' ostile all'inizio, soprattutto un po' diffidente? Perché lo sa che quando si innamora, che quando si concede, lo fa con tutto se stesso e quindi non vuole prendere fregature, solo che soprattutto chi ne ha presa una negli ultimi anni adesso si concede un po' poco e quindi ha bisogno di fidarsi delle persone. La giornata di oggi è un po' rallentatore. Il segno dei Pesci, tre stelle. Dipende molto dalle relazioni, dall'età. Io credo siano un pochino più in crisi le persone che hanno
più di 30 anni, 40 anni, crisi relativa, si parla magari di revisione, perché in famiglia c'è un riferimento in meno, perché è cambiato in qualche modo l'assetto affettivo. Allora, cosa vuol dire questo? Che, naturalmente è un oroscopo generale, però per sommi capi, alcune persone che erano di riferimento per voi fino alla fine dell'anno scorso non lo sono più. Per vari motivi, lo sapete voi perché. Perché magari le avete defenestrate voi, oppure semplicemente perché non ci sono più. Quindi in qualche modo bisogna ricostruire questa protezione affettiva, questa sorta di muro di controllo della vostra vita, che se non c'è vi fa sentire un po' spaesati. Ed è proprio per questo che ogni tanto ritornate a vivere delle tensioni. Andate avanti, le consolazioni aiutano, ma poi bisogna reagire. 3 stelle per il segno della Vergine, questa è una settimana un po' particolare per il segno che in qualche modo io stimo e adoro, prima di, cioè, per carità, non voglio farmi nemico nessuno della Vergine, anche perché devo dire, devo riconoscere al segno della Vergine, sapete che a volte, beh, insomma, in tanti anni che faccio l'oroscopo ho conosciuto tante persone, tanti VIP, no? Però pochi rivelano un'affezione nei confronti di un astrologo, eccetera, non farò mai nomi e cognomi. Ma devo dire che tra Vergine e Toro ho trovato delle persone, virgolette, coraggiose, perché c'è sempre il rischio, magari, ah sai, io seguo gli oroscopi, allora faccio la figura dello stupido. No, invece ci sono delle persone molto carine, che hanno capito anche il modo in cui giochiamo con le stelle e in qualche modo sono coraggiose. Quindi vi riconosco questo coraggio, vi riconosco però adesso, in questo momento, anche un po' di agitazione, perché bastoni tra le ruote, piccoli fastidi, non è facile andare avanti nonostante voi abbiate tante cose da dire e da fare, ma si tratta di un periodo passeggero, solo fino ad esaurimento delle scorte di pianeti contrari che già per esempio da giugno saranno attivi, quindi in qualche modo dovete essere cauti anche in amore, mi raccomando. Poi un giorno il professor Brocchi ci racconterà i dettagli delle sue storie amorose, giusto? Sembra di me. 4 stelle per il segno del Cancro, ecco, che ha una situazione astrologica direi importante anche per in vista del fine settimana. Avrete la luna bella tra venerdì e domenica. Che facciamo? Mettiamo fuori casa il cartello non disturbare? Potrebbe essere, anche perché tra l'altro le amicizie e gli incontri che fate adesso potrebbero essere importanti anche per il mese di giugno. Quindi emozioni che tornano, relazioni che vincono. Cari bilancini, 4 stelle anche per voi. Bisogna ripartire, magari ripartire da zero, magari ripartire con un po' di coraggio, ma l'importante è non fermarsi. Io sono convintissimo che voi abbiate una grande chance da giocare, la vostra creatività, la vostra fantasia, il vostro amore. Guardate che questo è un anno con Venere, Giove, adesso momentaneamente assente da dopodomani, ma poi torna, attivo Saturno però, che vi consente anche in famiglia, se avete un progetto per la casa, per i figli, chi può e vuole avere un figlio, di concludere tanto. E in questi giorni siete al centro dell'attenzione, quindi dipende un po' anche da voi come vi muovete, perché se sollevate polverone è colpa vostra. Capricorno, 4 stelle, troppe cose da fare, a volte l'ambizione, la voglia di riuscire vi porta ad essere un po' troppo stacanovisti, ecco, invece ci vuole un po' di attenzione, regolarizzate la vostra vita e fate solo quello che è indispensabile. Emozionante il cielo per il segno dei Gemelli, 5 stelle, oggi e soprattutto domani e comunque in questa settimana abbiamo molti pianeti favorevoli, quindi ci sono tanti progetti che possono andare avanti e che io vorrei che voi spingeste. Poi è tornata la curiosità, che è la molla principale per fare tutto. Eravate pigroni, strano a dirsi, l'anno scorso, adesso lo siete meno. Qualche risultato da mettere a posto per quanto riguarda il lavoro. 5 stelle anche per il segno del Toro, con cui chiudo in bellezza e, guardando Samantha, direi in strabellezza, ricordando tra l'altro che avete sempre un cielo ottimo per le relazioni e per gli incontri, e poi entro fine mese decisioni importanti possono riguardare anche il lavoro. Ricordatevi sempre che bisogna fare le cose con attenzione, un po' meno, un po' meglio. A te Giancarlo, grazie. Grazie.